Rossini TV è presente all'inaugurazione della mostra fotografica dedicata a Giovanni Gennari, il grande fotografo pesarese scomparso l'anno scorso. È una mostra il cui titolo già evoca tutto quello che ne è il contenuto, Es Senza. È stata organizzata dalla Fondazione Dottor Leopoldo Uccellini, si svolge a The Bid Art Space qui a Pesaro in Viale Napoli. La bellezza di questa mostra sta nella capacità delle foto di comunicare emozioni e di farci vedere quello che è davvero l'animo dell'autore. La fotografia è un'arte a tutti gli effetti, è un'arte visiva molto forte, molto impattante e questa mostra ne è la dimostrazione. Che dire, questa mostra, come ho ripetuto più volte, è un omaggio a, prima di tutto, a un grande amico, perché Giovanni l'ho conosciuto quando è stato aperto questo spazio nel 2018, intendo personalmente, non come artista, che la conoscenza è ovviamente più remota. E con lui ho subito instaurato un rapporto molto intenso e per me è stato un fratello maggiore che mi ha saputo consigliare nei momenti in cui la mia, tra virgolette, giovane età e esperienza come gallerista, perché io sono un artista principalmente e non un gallerista, è stata fondamentale. È un omaggio sentito e dovuto che faccio io, ma la partecipazione di questa mostra dimostra che è un omaggio che tutta la città sta facendo a Giovanni per omaggiarlo e ricordarlo in mezzo alle sue opere, perché purtroppo quando è venuto a mancare non era ovviamente possibile fare funerali, quindi non ha neanche potuto avere quell'onore lì, poverino. Questa mostra, che rappresenta un distillato ovviamente della sua opera, è un'occasione, un momento per radunare i suoi amici, le persone che amano la fotografia e, come ho detto già, omaggiarlo in maniera felice in mezzo alle sue opere. Sono contento, sono sicuro che lui ci sta ascoltando, ci sta guardando e sarà contento di tutto questo. Alla Fondazione Uccellini, questo spazio, questo Bid Art Space qui in via Napoli al Porto, che magari non tutti ancora hanno identificato come luogo d'arte e di cultura, in realtà è una fucina di talenti, perché ospita talenti nazionali, ma anche internazionali, americani, russi, in uno scambio che fa di Pesaro città creativa UNESCO mondiale, un ulteriore elemento di raccordo con altre parti del mondo, artisti giovani, artisti affermati, che hanno quasi come un porto effettivamente individuato in questo luogo, un luogo della bellezza, della fotografia, grazie al lavoro di Lorenzo e dei soci, della moglie, della fondazione, insomma un lavoro privato che aiuta tanto la valenza pubblica dell'arte, la valenza, diciamo, della potenza espressiva della fotografia in particolar modo. Gianni Gennari, una grande mancanza dell'ultimo anno causata dalla pandemia, e manca un fotografo che aveva tantissimi amici, tantissime relazioni, tantissimo rapporto con gli altri fotografi del territorio, non solo, e anche una estetica quasi unica che dialoga con l'arte, che dialoga con tutte le forme espressive, dal figurativo all'astratto, quindi sembra quasi un pittore della pellicola, fondamentalmente. Appunto, la sua mancanza, essenza, è un po' il titolo di questa mostra, che è una parte, perché poi c'è un libro che andrà anche per scopo benefico, che invito anche a prendere, perché è una summa della sua opera, insomma. Quindi è un bellissimo appuntamento e ringrazio una volta di più la Fondazione per averlo realizzato e la famiglia per aver contribuito ovviamente al racconto di questo straordinario artista e questo straordinario pesarese. Ho deciso di partecipare molto volentieri a questa mostra fotografica, innanzitutto perché Giovanni Gennari lo conoscevo ormai da oltre 10 anni. Devo dire che quando facevo l'assessore a Pesaro veniva spesso anche a trovarmi in ufficio, era veramente una presenza costante.
ho sempre apprezzato le sue fotografie e oggi voglio anche ringraziare Lorenzo Uccellini per aver dedicato innanzitutto questa bellissima pubblicazione a Giovanni, un fotografo comunque veramente molto bravo, che dimostra una grandissima sensibilità e anche una grande ricerca interiore. Devo dire che con Giovanni mi ero confrontato anche nel 2018, soprattutto quando come Regione Marche avevamo fatto una legge regionale per promuovere la cultura fotografica a livello regionale. Ricordo che le Marche sono tra le principali con Senigallia, ma con i tanti fotografi presenti nel territorio un'eccellenza a livello nazionale, tanto che abbiamo fatto appunto questa legge per valorizzare la cultura fotografica, ma anche come riconoscimento ai tanti fotografi che si sono contraddistinti a livello nazionale presenti appunto nel territorio regionale. Quindi una bellissima occasione, e avergli dedicato una mostra come questa penso sia stata veramente un bel segno di riconoscimento rispetto a una persona che ha dato tanto e che con le sue fotografie ha trasmesso tante emozioni a tutti. È una ben precisa disciplina, è molto difficile fare fotografie che smuovono emozioni. Questa mostra che si chiama Es Senza, dedicata a lui, ne è proprio la dimostrazione. Sì, devo dire che Giovanni ha sempre avuto un occhio, una mano, dipende dai punti di vista, veramente eccezionale. E io le sue fotografie sono veramente, veramente molto belle. Io quando ho avuto l'occasione di vedere, anche oltre un paio d'anni fa, mi sembra, era stata fatta sempre in questo spazio una bellissima mostra a cui avevo partecipato. Ed ero veramente rimasto anche colpito per la sensibilità che queste fotografie riuscivano a trasmettere alle persone che in qualche modo erano venute a vedere le fotografie che aveva esposto. Un legame profondo con Giovanni Gennari, anche per l'amicizia con il figlio Giorgio, con il quale abbiamo condiviso anni fantastici a scuola. E Giovanni era un grande pesarese, uno che amava profondamente la sua città e provava in qualche modo ad amare anche la parte culturale della propria città attraverso questa passione che negli anni ha sviluppato della fotografia. Sono state tante le rappresentazioni che è riuscito a realizzare, e grazie a questa sua passione si riesce a capire meglio anche l'anima di Giovanni. Ci manca tanto, e questa mostra è un modo per ricordarlo e per rilanciare anche la sua arte attraverso la fotografia. Massimo Olivetti, il sindaco di Senigallia, in trasferta a Pesaro per questa occasione così importante, a dimostrazione della trasversalità della cultura e della bellezza di questi scambi che poi fra le nostre città così vicine sono davvero importanti per mantenere i rapporti davvero vivi. Sì, per noi era molto importante essere qui, intanto perché Senigallia, come sapete, è città della fotografia, ma anche e soprattutto perché è importante sempre tenere i collegamenti, e con Pesaro per noi è sempre stato un punto di riferimento all'interno della regione, ed anche e soprattutto per la Fondazione Uccellini che in qualche modo ci accomuna in tutto questo territorio. Siamo veramente tutti quanti commossi e contenti di questa partecipazione. È bello vedere che avevamo un padre o un marito che avesse questo seguito di amicizia, di amore in tutta la città. Noi l'abbiamo vissuto da figli o da moglie, e quindi forse alcuni passaggi della sua vita ci sono sfuggiti, ma è bellissimo vedere questa testimonianza dell'affetto della città e della considerazione per quello che faceva. È veramente una cosa che rimarrà per sempre. Guardandolo appunto dal punto di vista familiare di un figlio, l'opera fotografica di suo padre, aveva la percezione mentre era in vita del valore, dell'enorme valore di queste immagini così particolari, così profonde? Devo essere sincero, no. Da dentro forse non apprezzi certe cose. Mio padre era uno che andava a fondo in tutto e aveva una capacità di andare a fondo nelle cose, di esplorarle, di analizzarle, che era a volte perfino in tutta franchezza eccessiva, che gli causava anche dei problemi proprio di... No? Si autoanalizzava di continuo. Quindi no, devo essere onesto, da dentro no, ma è bella questa conferma, bella. L'ho vissuto dai primi anni di matrimonio, un amante di fotografia non a questi livelli, perché questo qui poi è la pratica che ti porta, no?
ma l'ho vissuto perché delle volte spesso e volentieri nel suo studio mi chiamava, mi chiedeva, non so, dice, mi dai un parere, anche se il mio parere non era, però lui è sempre stato un grosso amante della fotografia, ci dava la vita, si dava proprio, partiva la mattina, prendeva, andava via nei posti più insoluti che a volte non sapevo manco dove andasse, e per fotografare, la passione più grande, sì, è stato un uomo stupendo, sia padre che marito, e veramente, se pensate che abbiamo dunque fatto 51 anni di matrimonio insieme, due caratteri completamente diversi, è ovvio, però uno aiutava l'altro. Abbiamo preso molte sfaccettature, io delle volte assumevo le sue come, e lui delle volte proprio mi diceva sì, hai ragione, quasi quasi, cioè eravamo, come si può dire, ci aiutavamo l'un per l'altro. Oscar Breda ha curato la stampa del libro Essenza, dedicato a Giovanni Gennari, fotografo pesarese, di cui oggi è stata inaugurata la mostra al The Bid Space qui a Pesaro. Sfogliando il volume ci siamo accorti della sua straordinaria qualità. Certo, certo. Questo è un libro praticamente unico, penso, in questi frangenti, perché è realizzato veramente ad alta definizione. Si chiama retino stocastico. È difficilissimo per la stampa, però raggiunge una definizione estrema, più di così non si può, è il massimo della tecnologia ed è stata usata per questo libro. L'ha voluto Lorenzo Uccellini e mi ha stupito proprio l'amicizia che deve aver avuto per Gennari, per aver preteso pagando moltissimo, però lui l'ha voluto proprio per il suo amico Gennari, e io sono stato contento di aiutarlo a realizzare quest'opera. Tutto lì. Sicuramente è una testimonianza in più proprio del valore intrinseco delle fotografie dell'autore pesarese. Certo, certo, è un omaggio che la Fondazione ha fatto a Gennari, gli ha regalato a lui come grande fotografo un grande libro stampato in maniera eccellente. Che oltretutto le foto sono anche di più rispetto a quelle contenute nella mostra. Beh no, non c'è neanche una quasi, a parte il gattino ho visto della mostra, questa è un'estensione della mostra, praticamente uno viene qui, vede la mostra e se prende il libro vede altre fotografie di Gennari, completa la mostra perché l'ambiente non è enorme, non ci stavano tutte, con questo ha l'opportunità di vedere quelle della mostra dal vero e sul libro le altre foto di Gennari, che bisogna dire è stato veramente un bravo fotografo. Mi ha fatto moltissimo piacere che Lorenzo mi abbia coinvolto in questo bel progetto. Ho avuto l'opportunità e l'onore di conoscere Giovanni Gennari, che ho esposto anche nel mio spazio ad Empoli, e quindi sono particolarmente lusingato di questo invito. E voglio annunciare qui oggi una cosa che abbiamo già accennato anche a Lorenzo, che la mostra di Giovanni Gennari avrò l'onore di ospitarla anche nel mio spazio ad Empoli, poi con Lorenzo concorderemo le date e il momento più adatto per esporre le opere di Giovanni anche in Toscana. Quindi a testimonianza del valore intrinseco di queste fotografie, capaci davvero di entrare dentro l'anima delle persone. Indubbiamente, qui possiamo vedere quanto l'eclettismo di Giovanni abbia toccato temi più svariati, per cui c'è una bella esposizione delle opere che toccano appunto con una qualità di sguardo tutti gli aspetti dello scibile umano, insomma, ecco, quindi sicuramente una mostra di grande qualità che anche al pubblico toscano farà piacere vedere. L'organizzatore della mostra, Lorenzo Uccellini, ci ha parlato di un progetto in itinere che la vede direttamente coinvolta. Sì, con la Fondazione, con Lorenzo e Eliana siamo in collaborazione perché stiamo per cominciare una produzione di un film che si intitola Ritratto di donna in un paesaggio, che è cofinanziato dalla Regione Marche, dal Comune di Urbino e da altri collaboratori, anche da Confcommercio, e che sostanzialmente è di argomento storico-artistico, cioè prende spunto da una teoria dello storico Roberto Zapperi,
secondo cui la donna ritratta nel dipinto di Leonardo, la Gioconda, non è Lisa Gherardini, cioè non è una donna di Firenze, ma sarebbe Pacifica Brandani, una nobildonna urbinata e amante di Giuliano de' Medici. Questa teoria si sposa con quella anche di Olivia Nesci e Rosetta Borchia, che individuano nei paesaggi del Montefeltro e della Bassa Romagna e anche di parte della Toscana gli sfondi della Gioconda. E quindi questo spunto ci ha dato l'idea, a me e a Angela Cervellieri come scrittori di sceneggiatura, e poi a B Produzioni e Associazione La Ginestra, che sono i produttori del film, per appunto proporre un lungometraggio di finzione e documentario, adesso si chiamano di docufiction, che sarà ambientato appunto in questi luoghi, cioè Urbino e nei paesaggi dell'antico Ducato. Un film che non vuole né confutare né confermare la tesi di Zapperi o di Olivia Rosetta, le due cacciatrici di paesaggi. Non ne avrei io il titolo e la competenza. Piuttosto è uno spunto per un lavoro di ricerca, innanzitutto sui luoghi, i paesaggi del centro Italia, che sono estremamente suggestivi, estremamente ricchi di memoria e non abbastanza noti, quindi da conoscere, da esplorare. E poi in qualche modo parliamo anche di un dipinto e quindi di un'epoca che riguarda l'origine, torniamo all'origine della cultura europea, il Rinascimento, Leonardo, la sua tecnica, quindi sicuramente al di là delle certezze c'è molto da ricercare e da esplorare. Oscar Piattella, anche lui presente all'inaugurazione della mostra fotografica dedicata a Giovanni Gennari. Oscar Piattella è un pittore, un artista molto noto a livello nazionale, non solo, perché la sua opera ormai ha attraversato tanto tempo, e sentivo dirti prima, Oscar, mi permetto di darti del tu, che comunque continui a dipingere 7-8 ore al giorno. Sì, certo, non basta. Perché non basta? Perché la pittura, quando tu sei dentro, diventa la vita tua, diventa l'essenza della vita tua. Non c'è nessun'altra cosa che poi dopo puoi paragonare alla pittura, a questo lavoro che ti è entrato e non si sa perché, non si sa che cos'è. E così dico della fotografia. Allora, che differenza c'è fra la fotografia e la pittura? Non c'è nessuna differenza, perché sono due atti poetici. Che io ho conosciuto Giovanni, purtroppo l'ho conosciuto tardi, perché avrei voluto conoscerlo prima, perché è stato un grandissimo poeta, un personaggio e anche un uomo straordinario. Siamo stati legati subito da una grande amicizia, è venuto spesso a trovarmi, io sono venuto a trovare lui, parlavamo di pittura, di fotografia e di altre cose. Sì, insomma, la poesia unisce queste discipline. Un vernissage davvero di grande qualità a Pesaro per la presentazione della mostra di Giovanni Gennari, una mostra fortemente voluta da Lorenzo Cellini, presidente della omonima fondazione che ha sede Senigallia, tantissime le personalità presenti. Alla visione delle foto di Giovanni Gennari, l'artista pesarese scomparso purtroppo l'anno scorso in seguito alla pandemia, ci vedete con in mano il libro a lui dedicato, si intitola Es Senza, così come la mostra nella quale siamo qui presenti. La cosa particolare di questo libro è che in realtà nel libro praticamente ci sono fotografie che non sono visibili nella mostra, quindi è una vera e propria estensione di ciò che si può vedere. La mostra si svolgerà fino al 12 di giugno, per poterla visionare sarà necessario contattare la fondazione per prenotarsi, è un'occasione da non perdere. Pesaro, città della musica, Pesaro, città della cultura, Pesaro, città della fotografia. Un saluto da Rossini TV.